Intrattengo io la parola a questo punto e direi che andiamo a collegarci con il rappresentante della squadra azzurra sul fronte delle strategie operative. Quindi parola a Filippo Giannini. Ciao Filippo, buongiorno. Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti. Chissà Sì, cosa gli hanno allora. fatto con il buon Pietro. Appena iniziato a parlare di Mediobanca, sai che te hanno tolto la linea. Casualmente. Ascoltami, cosa vai a operare? Allora, oggi la strategia proposta è una strategia altamente speculativa, figlia anche del fatto che in termini di gara di trading e quindi di performance, siamo costretti a rischiare qualcosina in più e quindi ecco, cercare insomma ecco, delle occasioni che presentano anche un rischio più alto. Secondo me la strategia proposta è comunque interessante e adesso la spieghiamo. È una strategia sul natural gas che dopo aver corretto insomma fino ad area 6,50 il 10 maggio scorso ha ripreso appunto l'uptrend che ormai caratterizza questo mercato insomma già a partire dall'aprile del 2021. La strategia proposta tuttavia è una strategia short che nasce dal fatto che il mercato si sta apprestando con l'ultimo uptrend, si sta apprestando ad andare a ritestare livelli vicini ai precedenti massimi di swing. In particolar modo, l'idea è quella che il mercato possa incontrare resistenza andando a testare la parte mediana della barra engulfing ribassista del 6 maggio scorso. E questo anche in virtù del fatto che se guardiamo quanto accaduto sul mercato nelle precedenti occasioni nelle quali è andato a ritestare proprio queste barre che erano state appunto fatte in coincidenza con i precedenti massimi di swing, quindi ad esempio l'ultimo massimo di swing 18 aprile 2022, barra fortemente ribassista del 19 aprile, il mercato il 27 aprile va a ritestare questa parte mediana, la parte mediana di questa barra, e il mercato va incontro ad una correzione. Stessa cosa accaduta nella precedente occasione, ovvero 2 febbraio 2022, stesso discorso, il 3 febbraio il mercato corregge pesantemente, quando il 7 marzo successivo il mercato va a ritestare questo livello mediano, il mercato va incontro ad una correzione. Chiaro che non cerchiamo un'invertenza, cerchiamo una inversione chiaramente di brevissimo termine da inquadrare in un trend di fondo che è long. Però ecco, da qui l'idea che se il mercato dovesse magari nella prima parte di sessione apprezzarsi e quindi andare a testare quota 8,50, entreremo short con un'operazione sell limit. Lo stop è piuttosto stretto e questo chiaramente in virtù del nozionale di questo strumento, sia del nozionale e sia della volatilità di questo strumento che è particolarmente alta, quindi è uno stop a 8,65. Il target invece è un target ambizioso e è da ricercare a quota 7,95, target che comunque è assolutamente in linea con la volatilità intraday di questo strumento. Filippo, mentre parlavi, ho spostato il grafico con un time frame su base settimanale, 20 anni di spaccato di quotazioni, insomma direi abbastanza lungo come periodo. E se fossi come sono un cittadino qualunque che il gas lo usa, mi preoccuperei molto perché la sensazione che e torniamo un secondo al grafico per cortesia. Abbiamo avuto una violazione al rialzo non banale nei mesi scorsi che aveva trovato proprio una resistenza in area rotondo 6,50. Successivo pullback, tutto quello che abbiamo vissuto, la violazione di questo livello, i due test che citavi che non fanno null'altro che rappresentare un pullback, ma uno stazionamento sopra proprio il livello resistenziale, e a questo punto davvero si apre la strada a un ritorno ben sopra i 10 di quotazione, un 12 mi viene da dire, quantomeno. Anche perché, e vediamo quanto era durata questa fase di sostanziale lateralità, se l'analisi tecnica insegna qualcosa, vi da sfogare al rialzo tutto questo
trading range precedente, quindi si torna davvero nella parte alta. Tra i 12 addirittura in eccesso di speculazione, tappa intermedia 14 e successivamente 16. Sì, beh, la tua analisi è sostanzialmente corretta. Chiaro che comunque sia stiamo parlando di un time frame settimanale, quindi ecco di rialzi che poi il mercato eventualmente andrà ad esprimere nel corso di 2 o 3 anni. Insomma, questo potrebbe essere l'orizzonte temporale in termini di rapporto prezzo-tempo. Chiaro che l'abbiamo detto già in altre occasioni. Sotto questo punto di vista, il tema energetico continuerà ad essere un fattore nei prossimi anni. Insomma, ecco, poi secondo me, sotto questo punto di vista, c'è cioè, tanto, forse quasi tutto dipenderà da quello che dalla politica che si vorrà portare avanti nei confronti della Russia. È chiaro che ma qui siamo ecco, su un dispositivo economico piuttosto che di analisi tecnica. Se evidentemente si vorrà far sul serio, nel senso di fare a meno del gas russo, questa transizione, insomma, avrà sicuramente un costo, perché non sarà chiaramente a impatto zero, e quindi uno scenario di questo tipo sicuramente andrà ad impattare sui prezzi del natural gas, sostenendone le quotazioni. Fatto salvo che già, come hai detto tu, c'è un'impostazione tecnica, di fondo, che vede ora, insomma, ecco il mercato proiettato verso dei target ancora più preziosi rispetto a quello attuale. Un'ulteriore domanda, però mi stacco in questo momento dal comparto energetico. La sensazione è che sul fronte azionario, nell'ultima settimana si siano registrati dei segnali di miglioramento, quantomeno a Wall Street. A riferimento è ad esempio la seduta del 12 di maggio scorso. Percepisci anche tu una visibilità migliore per quanto riguarda le prospettive di Wall Street? Credi che tutti gli scenari peggiori siano già scontati o no? Ma questa è una domanda interessante, ma è difficile dirlo. È difficile dirlo perché comunque, nonostante il rimbalzo che abbiamo visto un po' su tutti i principali listini azionari, di fatto non è che poi il mercato abbia recuperato chissà cosa. Quindi sotto questo punto di vista, secondo me, ancora se guardiamo il grafico a livello tecnico, non possiamo assolutamente dire che il peggio sia passato. Per quanto riguarda S&P 500 c'è stata la reazione su un livello importante, ovvero quota 3850 punti. Era un livello dove, tra l'altro, l'avevo già evidenziato sul mio blog con le analisi mattutine. È un livello, insomma, ecco, dove trovavamo diversi supporti di tipo dinamico e statico. Però detto questo, secondo me il mercato ha rotto abbastanza importante, che è quello di quota 4150 punti, livello di supporto che aveva cercato di tenere a galla il mercato. Per la verità, nella prima parte dell'anno c'era anche riuscito. Quindi il break al di sotto di questo livello, secondo me, diciamo, è un po' una sorta di spartiacque, nel senso che per alimentare prospettive di recupero più ampio, secondo me c'è da innanzitutto da recuperare questa soglia, e poi almeno di rompere un precedente massimo di swing. L'ultimo lo troviamo a quota 4300 punti, ultimo livello dove c'è stato un importante rifiuto del prezzo, e quindi secondo me, dal mio punto di vista, se il mercato vuole offrire veramente un qualche segnale di miglioramento, deve andare comunque a rompere al rialzo almeno l'ultimo massimo di swing. E allora, visto che mi dicono che lo abbiamo nuovamente con noi, ti lascio al tuo capitano. Ciao Filippo, stavo seguendo la tua view sul mercato americano perché era una delle domande che volevo farti, anche perché noi ieri sera abbiamo sentito le parole di Powell e ancora una volta Powell mi sembra cambiare idea velocemente, perché settimana scorsa ci parlava di un'economia americana forte, pronta per non andare in recessione. Ieri sembra stia cambiando un po' le sue parole perché non parla più di un atterraggio morbido.
e quindi potrebbero essere aperte anche le porte ad una fase recessiva oltreoceano. Uniamo queste parole al report di Bank of America di ieri. La liquidità è tornata sui massimi, possiamo dire, degli ultimi decenni. Ecco, in questo contesto, tu già mi hai risposto sul mercato statunitense che bisogna recuperare alcuni livelli importanti per dare segnali di forza, ma su quelli europei, su quello italiano, sembrerebbe che questi mercati rispetto agli indici statunitensi abbiano inviato durante l'ultima settimana dei segnali di ritrovata positività. Sì, beh, questo indubbiamente però vale un pochino lo stesso discorso, nel senso che non dobbiamo dimenticarci che rispetto agli Stati Uniti, l'Europa sconta ancora, e quindi anche gli listini azionari scontano una politica che rimane a tutti gli effetti politicanti, salvo promesse e o future, diciamo, decisioni che però di fatto, insomma, ecco, non sono state ancora prese. Quindi io mi aspetto che poi effettivamente, quando questa stretta avverrà, è chiaro che, insomma, verrà scontata anche dai listini. Quindi forse, diciamo, ecco, l'apprezzamento maggiore degli listini europei rispetto all'America va letto anche tenuto conto di questi fattori. Ma io, per quanto riguarda il DAX, ad esempio, per tutti quella che è la struttura tecnica, mi aspetto che il mercato possa salire ancora un pelino. È un obiettivo che, insomma, con le azioni avevo dato a quota 14.400 punti, che ritengo essere un importante punto di snodo del mercato, e è lì dove mi aspetto, insomma, ecco, che possano arrivare le prese di beneficio dei rialzi attuali. Non sono andato long su questo strumento oggi, così, diciamo, ecco, do anche la motivazione, semplicemente per il fatto che ieri è stata comunque una giornata fortemente tendenziale. Stamattina il mercato era comunque poco mosso. Ritengo che magari oggi il mercato potrebbe sperimentare un calo di volatilità, magari consolidare sui livelli attuali prima di poi dare l'ultima spinta. Questo per dire che ai mercati europei, come detto, c'è stato un miglioramento, ma ancora non quello che servirebbe per migliorare il quadro tecnico di fondo. Per esempio, se andiamo sul FTSE, qui c'è una situazione interessante. Perché? Perché di fatto, se guardiamo su un orizzonte temporale, sta effettivamente provando a fare una base di accumulo importante. C'è un livello, secondo me, importante da monitorare, che è quota 24.750 punti. Perché? Perché se il mercato riuscisse a rompere questo livello, di fatto completerebbe un modello di accumulazione a doppio minimo decrescente, e quindi questo, secondo me, potrebbe dare poi la spinta per arrivare, diciamo, a quota 26.100, che è proprio, secondo me, il punto che decreterebbe il ritorno del mercato verso una situazione, diciamo, bullish. Però, detto questo, secondo me le parole di Powell, per quanto riguarda, insomma, come dici tu, come hai detto giustamente tu, Powell che cambia idea repentinamente, è un po' che stiamo vedendo anche sui mercati nel corso, che abbiamo visto nel corso del 2022. Cioè, non c'è una situazione chiara e delineata. Anche questo è un concetto che già ho espresso diverse volte. Sarà difficile, secondo me, nel corso del 2022 identificare i listini azionari all'interno, diciamo, ecco, di una situazione ben definita. Quindi sarà, diciamo, ecco, un anno nel quale gli equilibri, come è successo fino ad ora, continueranno a cambiare in maniera repentina. Quindi sarà un mercato, secondo me, più che mai da trader piuttosto che da investitore. Quindi dovremo essere pronti, diciamo, ecco, anche a cambiare la nostra view in maniera, ecco, abbastanza repentina di quello che accadrà. Però, ecco, io comunque mi aspetto da qui a breve, se non questa settimana, magari inizio della settimana, mi aspetto comunque uno storno sui listini europei. E grazie Filippo, che poi era la view che abbiamo dato insieme a Riccardo, insieme ai nostri ospiti, già da inizio 2022,
di un anno diverso, un anno più difficile per vari motivi. E parlavamo di banche centrali, ma credo che ieri la vera bacchettata a Powell sia arrivata da Ben Bernanke, che appunto ha detto che la Federal Reserve forse doveva svegliarsi prima per quanto riguarda l'inflazione e mettere in campo un rialzo dei tassi di interesse già nel 2021 senza andare a rincorrerla in questa fase. Prima di lasciarti, Filippo, una tua considerazione sul petrolio. Stiamo vedendo come i prezzi rimangono bene o male in un contesto difficile, in un contesto economico difficile, rimangono sempre vicino a quei top di periodo. Pensi che abbiano scontato tutte le migliori notizie che possono appunto averlo avvantaggiato e questi possono anche essere dei prezzi dove poter aprire anche posizioni ribassiste? Ma è molto difficile, soprattutto è a rischio di farsi male, secondo me, perché? Perché comunque quota 115 dollari c'è un livello di resistenza importante, però se andiamo a vedere, diciamo, ecco, è caduto su questo mercato, comunque bisogna prendere atto che il mercato stava attraversando di compressione di va. Quindi era entrato all'interno di un flag, quindi di una fase di compressione appunto dei prezzi, che però, insomma, ecco, come giustamente l'analisi tecnica ci ricorda, queste sono figure tipicamente di continuazione piuttosto che di inversione. Infatti il mercato poi è uscito da questo passo il 4 maggio scorso, ha fatto un primo, diciamo, affondo, un primo test di quota 100, 110-80, retest pullback sulla parte bassa, ovvero quota 90-80, e da qui poi siamo ripartiti. In questo momento il mercato, diciamo, sta testando proprio quota 115 dollari. Quindi difficile ipotizzare scenari, diciamo, ecco, al ribasso. Anzi, finalmente, se si vedere uno storno dai livelli attuali, diamo anche dei livelli che potrebbero essere intorno a quota 108, 108 e 50. Qui, ad esempio, io valuterei in questa fase l'apertura di nuove posizioni long su un eventuale, appunto, ritracciamento. Ti ringrazio Filippo anche per la view sul petrolio. Noi ci diamo appuntamento fra 2 settimane, come solitamente facciamo come squadra. Ti ringrazio, buon trading, incrociamo le dita perché abbiamo bisogno di una performance positiva, di almeno prendere un punto e ti lascio ai saluti di Riccardo. Sì, veramente Grazie. Filippo, grazie per essere stato con noi, per le tue considerazioni che non sono mai banali, sei professionista estremamente serio e da sfidante, comunque bocca al lupo per la strategia che hai messo in campo quest'oggi. Da cittadino, poi speriamo che, insomma, quello che è il quadro più generale prospettico sulle quotazioni natural gas non trovi riscontro, perché sarebbe davvero un dramma per tante famiglie, per tante imprese del nostro paese. Grazie ancora, Filippo. Grazie a voi, buon proseguimento, arrivederci.